distrutta dal terremoto, riapre dopo un anno la cartiera di Piora con miglioramenti antisisma nella struttura. Oggi l'inaugurazione. Ristrutturata e migliorata dal punto di vista sismico la cartiera di Pioraco, distrutta dal sisma lo scorso anno. Oggi l'inaugurazione nel giorno dedicato per tradizione alla festa della cartiera. Allora Annalisa Serpilli ha intervistato il presidente del gruppo Alessandro Fedrigoni. Sentiamo. 11 mesi fa, il 26 ottobre, il sisma che piegò per la seconda volta il centro Italia, qui a Pioraco, in provincia di Macerata, distrusse, si pensava per sempre, una storia lunga più di 750 anni. Quella della cartiera, uno dei tre stabilimenti emiliani, il cuore produttivo di questo territorio, oggi di proprietà del gruppo Fedrigoni. Il tetto implose nello stabile, per fortuna nessuna vittima, e oggi per Pioraco un giorno di festa, la festa tradizionale della cartiera come ogni 14 settembre, ma soprattutto il giorno in cui lo stabilimento riprende vita. Che lavoro è stato? Enorme, devo dire enorme, perché non eravamo, avete visto anche voi, la location non è fra le più facili, quindi la parte soprattutto logistica è stata molto difficile, lo sgombero delle macerie è stata altrettanto difficile e laboriosa. Restaurato completamente e migliorato da un punto di vista sismico, circa 30 milioni di investimenti privati, pronto finalmente a ripartire con i suoi 140 dipendenti e tutta la comunità di Pioraco, per la quale la cartiera rappresenta da sempre il proprio sostentamento. Nessuna risorsa pubblica, abbiamo fatto tutto da soli. Quindi questo è un vanto, un orgoglio nostro, e quindi abbiamo liberato risorse per il resto del paese. Bene, con questo è tutto. Se volete rivedere questa edizione potete andare sul sito tgr.rai.it nella sezione Marche. Da me un saluto. Buona giornata.